Io porto ovviamente il piacere e il saluto dall'amministrazione di Rocchetta, io sono il vice sindaco, il sindaco era impegnato di nuovo in un contesto amministrativo, quindi ci saluta ma col pensiero con noi, ed è veramente un grande, grande piacere essere qui in mezzo a tutta questa gente festosa dove veramente stiamo dimostrando che le frontiere non esistono. Allora, cosa prova? È emozionata oggi vedere tutta questa gente su questa montagna? Sì, sicuramente ne sono contenta. La cosa che mi stupisce, avendo fatto questo percorso a piedi oggi, salendo pur essendo ancora relativamente giovane, il pensiero che è andato alle persone, agli anziani, alle persone di una volta che frequentavano questi percorsi quotidianamente, che lo facevano per lavoro e lo facevano anche più volte al giorno. Noi oggi l'abbiamo fatto con piacere, l'abbiamo fatto con i nostri tempi, avevamo questo obiettivo di arrivare e di trovare pronto, però mi ha dato anche la consapevolezza di quello che erano esattamente queste montagne, quello che era il loro senso, il loro contesto fino a qualche tempo fa. Écoutez, c'était une initiative que nous avons pris vraiment en se rencontrant. È stata un'iniziativa che abbiamo preso incontrandoci e non immaginavamo che venissero tutte queste persone per condividere questo momento tra questi comuni che hanno forti legami. Abbiamo ripreso il cammino che i nostri antenati facevano per vendere l'olio e trasportare il sale. Quindi è molto emozionante vedere tutte queste persone che rispondono alla chiamata per la convivialità tra questi due paesi e tra questi tre comuni. Per la convivialità entre noi. Due paesi, nos trois communes, qui ont des liens ancestraux. Grazie a tutti, è una bella festa. Tutti insieme dobbiamo lavorare al progetto transfrontaliero per il futuro delle nostre montagne e delle nostre valli. E dico viva la Francia, viva l'Italia. Tre paesi, una montagna e un sergente degli alpini, Giampiero Borgna. Giampiero, è una giornata che si è ricostruita dopo 40 anni. Sì, senz'altro dopo tanti anni, perché una volta questi dipigni andavano a Saorge con la banda musicale a piedi e i saorgini andavano incontro a loro e viceversa lo facevano, perché c'era dell'affinità tra le due popolazioni. Bisogna pensare che Saorge era italiana fino al 1860, cioè italiana, Regno di Sardegna, era certo. Poi con Cavour che ha ceduto Nizza e Savoia alla Francia, a Napoleone III, Saorge è passato, alla Francia, però i contatti, i terreni, le famiglie sono sempre rimasti in contatti. Tanti saorgini sono di origine di Pigna e viceversa, via. Voilà. È una bella storia, si è ripreso questa trasmissione, questa usanza dopo 40 anni, ritrovarsi è sempre una cosa importante. Guarda, ma oggi a noi lo dobbiamo dire, noi due insieme mancherebbe, perché quando noi 30 anni fa abbiamo cominciato a valorizzare le montagne, l'entroterra, i prodotti, avevamo insieme a noi Gabriele Boschetto. Mandaci un messaggio. Caro Gabriele, bisogna che ritorni qua dalle tue pecorelle e voilà, perché in effetti il territorio ha bisogno della gente del territorio. Lui, anche grazie a suo papà, io ho letto i suoi libri, L'osteria del cacciatore, tutta una cosa l'altra, c'è l'esperienza del territorio. Quindi bisogna ritornare sul territorio e rivalutare il territorio con la sua biodiversità. È inutile che oggi ci parlano tanto delle multinazionali di qui e di là, quando poi non valorizzano il territorio va valorizzato, abbiamo bisogno di valorizzazione del territorio. Allora ti mandiamo da questa bellissima montagna, dal Passo Murattone, un grande saluto, Gabriele. Non sono solo io che ti dico di ritornare, è la gente, è la tua gente che ti vuole insieme per valorizzare ancora insieme a te questo territorio. Certo, perché ne abbiamo bisogno e voilà, oggi c'è un esempio, perché ho visto tanta gente che è partita a piedi da Rocchetta, da Pigna e da Saorge, e non è una passeggiata, perché c'è da camminare e da soffrire perché fa caldo e le strade sono lunghe, eppure sono venuti e sono tutti contenti. E quindi più di questo è il risultato. Vedremo, sono convinto che questo è un seme che darà il suo frutto fra qualche tempo. Ma lo darà bene, nel senso buono delle cose.